È bellissimo quando si trova gente che vuole riscoprire le proprie radici, e noi oggi abbiamo accolto qui a Carapelle gli amici, i parenti di Traisci e dei Traisci, che sono venuti qui a riscoprire le loro radici. Ci siamo messi a disposizione per andare a scavare negli archivi per poter dargli tutte le informazioni necessarie, e vediamo l'entusiasmo e la felicità con cui loro stanno ricercando le loro origini. A noi fa molto piacere. Posso arrivare? Ok. So my father's middle name was Rocco. Quale Traisci? Morto, morito. This is my grandmother's birth. Ah, questo è l'atto di nascita della madre. Her name Deloia. Savina. This is the only thing they have. This is from when the draft registration. 1884. 1884 è nato. Gli atti sono mio. La mappa. They lived in New Jersey then. Ah, ok. Il nonno Pietro Traisci. Vabbè, vogliamo salire su. Why are you here in Carapelle from? Come mai qui a Carapelle? Sono venuto qui a Carapelle perché ho saputo che è il paese dove è nato mio nonno, mentre mia nonna era di Bovino. Qual è il nome di suo nonno? Pietro Traisci, lo stesso nome mio. Suo nonno è nato a Carapelle, ma suo padre? Where did he born? He was born in Rhode Island. Mio padre è nato a Rhode Island. Sono tanti anni che sto cercando le origini dei miei nonni. Ho visto che le mie ricerche mi hanno portato a Carapelle e adesso sono qui. Quanto tempo è durata la ricerca? Davvero tanto tempo, ma ne è valsa la pena perché ora sono riuscito a venirne a capo. In America non avevo trovato granché. Conosce qualcosa della nostra terra? No, in realtà mi avevano raccontato molto poco, e in ogni caso, quando mio nonno era vivo, io ero troppo piccolo per comprendere. Mia nonna invece mi diceva della sua Bovino e del paese del nonno, Carapelle. Allora, questa iniziativa fantastica, secondo me, è nata grazie a Facebook, perché il figlio di Peter Dorin, ha contattato tutti i Traisci residenti in Italia, in Puglia, e quindi a uno ci ha mandato dei messaggi dicendo: guardate che noi siamo sicuramente vostri parenti, perché proveniamo da quella zona lì, e quindi vorremmo venire a vedere i luoghi dei nostri antenati. E quindi Peter è venuto a trovarci, farà un giro di tutta la Puglia in vacanza, e sono arrivati lunedì, e quindi è un'occasione, secondo me, anche per la città, per riscoprire un attimino le proprie origini, e soprattutto il grande fenomeno dell'immigrazione su nave avvenuto ormai nel due secoli fa, possiamo dire, e quindi è importante anche per la memoria stessa del nostro paese cercare di andare indietro nel tempo, e quindi risalire alle generazioni che poi si sono disperse in giro per il mondo. Quindi, siete riusciti a trovare qualche documento che attesti questa parentela? Ci stiamo provando, infatti oggi, grazie all'arrivo di Peter, andremo qua al comune, grazie anche al sindaco Roberto, che ci darà una mano con l'archivio per poter avere dei documenti. Già abbiamo qualche carta che siamo riusciti a recuperare, e anche Peter ha portato un libro dove ci sono degli importanti documenti, fotografie, quindi anche la storia un po' della sua famiglia. Tra l'altro, come ha detto anche Peter, la madre è di Bovino, e quindi si uniscono due realtà cittadine molto affini, e quindi questo è importante anche per ricostruire tutta la storia della capitanata. Please, Mr. Peter, tell us something in Italian. Buongiorno. Come sta? No capisci? Very, very good. Thank you.